Riflettori puntati oggi sull'Associazione Flavio Gagliardini. Andiamo a salutare il nostro ospite Diego Michesi. Ciao Diego. Ciao, buonasera a tutti. Un'associazione nata spontaneamente per ricordare Flavio e continuare un po' a portare diciamo, diverse iniziative nel mondo dello sport e non soltanto. E le iniziative, le vostre attività non si fermano. Sì, il nostro scopo è quello di portare a lungo in alto il nome nel ricordo di Flavio, nostro amico Flavio. E per questo abbiamo fatto dei progetti. Uno dei nostri progetti più importanti in cui abbiamo investito tanto è lo sport nel cuore. Questo è un progetto dove noi mettiamo a disposizione di tutti i cittadini, dei bambini, degli adulti, delle visite medico-sportive per rilasciare l'idoneità. Diciamo che la legge è un po' così flessibile in quanto queste visite non sono poi così approfondite, non per il deficit dei medici, ma è proprio la legge che consente di fare Sì. delle visite un po' più approssimative. Noi, proprio partendo dalla base del caso di Flavio, volevamo dare un qualcosa in più. E per questo, parlando con dei professionisti del campo, con dei medici, abbiamo stilato un protocollo da eseguire, il protocollo Flavio Gagliardini. Ci fa onore pensarlo così e portare comunque avanti il nome di Flavio anche a livello medico. E per questo abbiamo stabilito un budget da mettere a disposizione di tutti, dei cittadini di Civitavecchia, del comprensorio, che è di 20.000 euro. In questo protocollo noi andiamo a fare, abbiamo fatto una divisione, abbiamo diviso gli under 12 e gli over 12 perché a livello di legge proprio sono delle visite diverse e noi abbiamo approfondito sia le visite under che over 12. Negli under 12, per esempio, abbiamo messo anche l'elettrocardiogramma sia a riposo sotto sforzo, ma anche l'ecocuore, che è una visita importantissima con cui parlando con i professionisti mi dicono che esclude patologie fino al 90-95%, perciò è una statisticamente una percentuale molto importante. Negli over 12 oltre all'elettrocardiogramma a riposo, sotto sforzo, la spirometria, abbiamo aggiunto anche un test da sforzo, sotto sforzo col cicloergometro. A livello di legge è obbligatorio negli over 35 e noi invece l'abbiamo messo nel nostro protocollo anche dai bambini dai 12 anni in su. E anche nel protocollo over 12 abbiamo aggiunto l'ecocuore, che ha un'importanza secondo noi fondamentale, proprio per prevenire tutto quello che comunque purtroppo è successo a Più che altro Flavio. anche per far capire che non bisogna prendere alla leggerezza certe cose, quando si decide di fare sport magari ci si deve controllare perché anche comunque per conoscenza propria personale magari vengono fuori anche delle patologie di cui non si era a conoscenza. Sì, infatti questo è il nodo principale del nostro protocollo, è quello di fare prevenzione e far capire alla gente che la visita medico-sportiva non è una questione per stare tranquilli come società, come genitore. È la prevenzione da fare ai nostri figli e anche su noi stessi, proprio per non incorrere poi in situazioni così.
Ecco, ovviamente under 12, perché avete scelto proprio la fascia dei 12 anni, under e Perché nel dodicesimo anno di età è obbligatorio il certificato medico sportivo per attività agonistica. quindi sin dall'inizio, nel momento in cui c'è già bisogno di questo certificato medico, iniziamo con questi controlli più Sì, approfonditi. con questo protocollo. Perciò il protocollo uguale è un bambino di 12 anni come uno di 35. Perciò c'è la disponibilità nostra dell'associazione di prendere appuntamenti. Si possono prendere presso lo studio di fisioterapia situato a Piazza Leandra 32. Oppure anche tramite mail sul nostro sito, insomma, contattandoci. Quello che ci preme è che una visita di questo genere, over 12, ha un costo di 200 all'incirca di 200-230 euro. Noi non la facciamo pagare noi, ma diciamo che viene dato un contributo di 75 euro alla struttura che ci ospita. E il resto del costo lo mette la Onlus Flavio Gagliardini. E siccome il nostro intento è quello di aiutare anche chi non ha le possibilità, contattandoci privatamente, mettiamo a disposizione, insomma, anche tutta la visita gratuita per le persone che non possono permetterselo, soprattutto per i Eh bambini. sì. Ci sono dei tempi di scadenza oppure ci si può rivolgere per questa visita a voi in qualsiasi periodo dell'anno? In qualsiasi periodo dell'anno, ovviamente noi abbiamo stanziato un budget nel nostro piccolo, perché noi abbiamo cominciato, insomma, da febbraio, e una volta poi finito il budget Diventa un po' potremmo più entrare in difficile. difficoltà, però poi dopo partiremo anche con altri progetti, perciò non penso abbia una fine, no, questo Eh progetto, sì. anzi sarà sempre meglio e anche per noi incrementare questo budget. Allora, ricordiamolo un po', un protocollo Flavio Sì. Gagliardini, proprio per rivolto a cominciare dai bambini under 12, over 12, per essere sicuri che nel momento in cui si vada a fare sport si abbiano le condizioni fisiche appropriate per poterlo fare senza incorrere in nessun rischio. Vi potete rivolgere all'associazione Flavio Gagliardini in privato con un'email oppure recandosi al centro di Sì. È fisioterapia, ricordiamo dove. Piazza Leandra 32, Civitavecchia. Io ti ringrazio tantissimo, Grazie a Diego. voi. Grazie ovviamente ai nostri telespettatori, ci vediamo dopo la sigla.